Ti condivido oggi questo fantastico impasto. Pochi ingredienti, assolutamente reperibili e sostituibili, e andiamo a fare una brioche versatilissima, anche a forma di cornetto e quasi sfogliata, direi. Il latte deve essere a temperatura ambiente, ci vai ad aggiungere il lievito fresco o secco a seconda di come ti trovi bene e un pochino di miele. Il miele consiglio di non ometterlo perché ha la sua importanza. Lo fai sciogliere bene e poi vai ad aggiungere una panna. Una panna che può essere sia fresca che vegetale che di soia, come preferisci. Aggiungi anche l'uovo, mischi tutto. Come vedi è un impasto fatto a mano. Aggiungi i tuoi aromi, estratto di vaniglia e limone nel mio caso, e aggiungi per ultima la farina. Senza planetaria. Io ti faccio vedere sempre gli impasti fatti a mano perché così sono alla portata di tutti, ma se hai una planetaria segui tranquillamente questa ricetta e utilizza il tuo strumento. Questo è il risultato dopo aver aggiunto tutta la farina. Trasferisciti sulla spianatoia, lavora con le mani e aggiungi proprio quel pizzichino in più di farina per non fartelo appiccicare alle mani, ma non esagerare. Guarda quanto è bello e soffice e profumato questo impasto, è una meraviglia. Popi popi di Rito, che non può mancare. Andiamo a lievitare, ecco qua, una bella ciotola per la lievitazione oppure pellicola e strofinaccio, fai la tua croce e metti a lievitare per 2 o 3 ore a seconda del tempo che hai. Ecco qua, questa è la mia ciotola comodissima. La lievitazione non sarà esorbitante perché comunque è un impasto a base di panna senza burro, ma insomma abbastanza importante come consistenza, ma non ti preoccupare. Dividi in due l'impasto, con una parte ho fatto i saccottini di cui ti metto qui la scheda, l'altra parte la dividi di nuovo in 6 e formi delle sfoglie sottilissime, le più sottili che puoi. Le sovrapponi una sopra l'altra e le spolveri con l'amido di mais. Vai a fare le tue 6 sfoglie così in tranquillità, l'impasto è molto lavorabile, ti permetterà di fare questo tipo di lavorazione, e poi sovrapponi in questo modo. Vai a ripassare di nuovo con il tuo matterello, così facendo attenzione, spingi un pochino finché l'impasto te lo permette così, e poi per una questione estetica puoi ripassare con un coperchio, il diametro è circa 35 cm. Vai a dividere in questo modo, come vedi fare in milioni di ricette di cornetti, lo facciamo anche noi, ma questi sono speciali, senza glutine e senza burro. Ecco qua, hai i tuoi strati ben divisi, fai un piccolo taglietto e vai ad arrotolare come si fa al cornetto normale. Puoi mettere anche un ripieno e puoi completare la tua teglia con carta forno, spennellare con un pochino di latte e completare con un pochino di zucchero di canna se ti piace. Io ho spennellato di nuovo quando erano ancora caldi con uno sciroppo di acqua e zucchero, ho coperto con un canovaccio, sono buonissimi anche il giorno dopo, tal quali ho ripassati al microonde. Guarda che bontà! Ciao family!